Buongiorno, da quando Insta360 ha detto che avrebbe fatto uscire la sua piccola rivoluzione non vedevo l'ora di metterci sopra le mani. Ed ecco qua che dopo una piccola attesa finalmente è uscita la Insta360 Go 3. La piccola rivoluzione di Insta, 35 grammi, uno studio portatile in tasca. Le vere novità, due microfoni sopra e sotto. Un corpo leggermente più grande per ospitare una batteria più grande, ma la grande, grandissima novità è la Action Pod, il case con display incorporato che permette di vedere le nostre immagini in diretta, di essere usato come telecomando, ma soprattutto di trasformarlo in una action cam un po' più classica. Qual è il ma? Il ma è che questa è la Go 2. Le differenze sono veramente, veramente minime. La nuova Go 3 ha due microfoni, ha un corpo leggermente più grande per ospitare una batteria più grande, ma alla fine la rivoluzione è veramente piccola nel vero senso della parola. Non c'è tutta questa grandissima differenza. La vera grande differenza sta nell'Action Pod, quella sorta di case con display incorporato che ci fornisce le immagini in diretta e una piccola... Ciao piccione, è una piccione protagonista e ci fornisce il display per una visione diretta, qui i piccioni la fanno da padrona, ma vale la pena? Sinceramente io ho più di un anno che uso con grandissima soddisfazione la Go 2 e trovo che ingrandire il case sia solo una... Si snatura l'essenza di questa telecamera che in effetti fa dei suoi punti di forza la portabilità, il fatto di poter essere messa in tasca ovunque, portata in qualsiasi contesto. E mettere secondo me un case più grande rende tutto più scomodo. Tutta questa rivoluzione sinceramente io non la vedo. Questo era il vecchio case della Go 2, sinceramente molto pratico, bello, piccolo da infilare ovunque e si snatura l'essenza di questa fotocamera con il nuovo Action Pod. Lo prendi, lo usi, lo metti in tasca ed ecco qua la portabilità fatta persona, fatta la telecamera, non c'era niente di meglio. Dov'è questo vantaggio che abbiamo nell'avere un case più grande? Vabbè, non sarà magari così grande, ma è più grande, con una portabilità sinceramente molto limitata rispetto a questo e senza una protezione per l'obiettivo. Per me sarebbe stato una cosa, per me l'ideale sarebbe stato magari aumentare un po' le prestazioni mantenendo comunque l'essenza di questa telecamera. Nella nuova abbiamo la stessa risoluzione, lo stesso fattore di forma della, perché alla fine la telecamera vera e propria è questa, è questo che a noi interessa. Non trovo sinceramente tutto questo vantaggio, quindi penso che può essere un buon acquisto per chi non ha già una Go 2, per chi veramente ha bisogno di qualcosa di molto portatile e quel qualcosa in più che può dare il display. Ma per chi ha già una Go 2, fare il cambio, spendere 450 euro, e ottenere un piccolo vantaggio in più del display, anche perché il display essenzialmente non serve, perché con il grandangolo
che abbiamo a disposizione in questa piccola telecamera. Possiamo riprendere praticamente qualsiasi cosa senza dover stare troppo a pensare all'inquadratura, al posizionamento della telecamera. La metti, giri, la chiudi e la rimetti in tasca. Quindi per me, sinceramente, finché va avanti, mi darò la mia bellissima GoPro 3. Ciao!